La cyber war ha fatto un passo avanti, dai programmi, dai computer, si è spostata nel mondo fisico. Un fatto inevitabile data la convergenza tra mondo digitale e mondo fisico. Gli oggetti di qualunque tipo e complessità, infatti, sono sempre più connessi tra loro. E a internet, ai virus che prima infettavano i software dei nostri PC o dei server, oggi possono sabotare una rete elettrica, una centrale nucleare o qualunque oggetto fisico che sia connesso alla rete. Il virus più diffuso si chiama Stuxnet ed è stato scoperto per la prima volta nel giugno del 2010. Questo virus viene propagato dal mondo digitale al mondo fisico. Stuxnet è propagato dai computer nelle macchine industriali e fornisce false istruzioni agli apparati e false informazioni agli operatori, che quindi non si rendono conto di quello che succede. Stuxnet sta diventando un problema di dimensioni mondiali e per ora si è diffuso soprattutto in Iran. Molti hanno visto in questo un attacco non convenzionale alla politica di quel paese e alle sue centrali nucleari. Stuxnet è diffuso in minima parte al di fuori dell'Iran, quasi unicamente in paesi islamici come l'Indonesia, il Pakistan e l'Azerbaigian. Di certo la creazione di Stuxnet ha richiesto tempo, competenze informatiche di alto livello e forti investimenti. Non è quindi l'opera di un hacker, ma con tutta probabilità di un team di esperti che ha alle sue spalle grossi finanziamenti. Questo virus si introduce in sistemi industriali controllati da apparati della Siemens in modo indiretto. Entra in un PC con il sistema operativo Microsoft Windows, quindi un PC che abbia Microsoft Windows, attraverso il download di applicazioni software oppure di dati provenienti da una chiavetta USB. Il virus verifica la presenza di applicazioni Siemens per il controllo di macchine industriali, se non le trova, migra nella rete, sia interna e poi esterna, e continua la sua ricerca. Una volta rintracciata un'applicazione Siemens, Stuxnet ne cambia la logica di controllo e invia istruzioni modificate alle macchine industriali. Ad oggi il virus ha colpito prevalentemente raffinerie, centrali elettriche e impianti di produzione industriale. Siemens ha dichiarato che soltanto 15 suoi clienti hanno rilevato la presenza di Stuxnet, che da quando Microsoft ha rimosso il baco che consentiva l'ingresso del virus nel suo sistema operativo Windows, non c'è più stata alcuna propagazione. Non è stata quindi rilevata da Siemens nessun'altra anomalia. Non si può però sapere se Stuxnet è presente da qualche parte e può essere risvegliato a tempo oppure su eventi, oppure se questo virus non sia stato rilevato del tutto e stia in realtà operando. Stuxnet sarà ricordato come il primo virus che è transitato da internet alle macchine, quindi al mondo reale che conosciamo. Ed è solo l'inizio, perché l'internet delle cose, quindi la connessione di tutto ciò che noi conosciamo alla rete, è soltanto il suo inizio. Quindi noi possiamo ipotizzare un mondo in cui ci siano miliardi e miliardi di oggetti più o meno complessi collegati alla rete, e che i virus dalla rete possano transitare in questi oggetti e quindi entrare a modificare, a inquinare e quindi a correggere in qualche modo tutto ciò che è la nostra vita quotidiana.